Ehi, vuoi comprare un girellone? Vi siete rotti il cazzo del solito meta di merda di Hearthstone? Ecco il deck che fa per voi. Sciamano corrotto. Corrotto perché? Perché ovviamente abbiamo carte con corruzione, come Medico del Circo e Tiro al Bersaglio. Carte fondamentali da corrompere che vanno ovviamente in sinergia con il Sarage nel finale, nel late game. Corrompere Medico... Dipende dall'avversario che abbiamo. Se abbiamo un avversario molto aggro, può esserci utile anche rigenerare salute alle volte, mentre tiro al bersaglio ovviamente è sempre da corrompere in modo da avercela poi in mano con il challenge alla fine. Buon mazzo anche in early game se riusciamo a trovare bacchettaia e cavernologa, perché ci permettono di avere sempre in mano qualche magia utile, come magari guida, che ci permette di scegliere carte che ci possono servire più o meno contro l'avversario che stiamo fronteggiando. E ovviamente tutte queste magie che peschiamo vanno in sinergia con tutti i minion che hanno danni magici nel nostro mazzo, che ci permettono di sparare in faccia all'avversario continui danni e ovviamente anche con studenti dirigente che ci permette di riprenderceli in mano tranquillamente se ne abbiamo bisogno. Altra carta fondamentale è Onda di Marea, Onda di Marea che ci permette di praticamente refullarci la vita contro quasi tutti i mazzi aggro, ma con un costo di 8 potrebbe essere proibitivo. Per questo abbiamo aggiunto anche due fioriture fulminee nel caso dovessimo averne bisogno molto presto e magari al turno 6, 5-6, se abbiamo due fioriture fulminee riusciamo a utilizzare tranquillamente Onda di Marea, refullarci di vita e quindi ripartire da lì il game. Andiamo quindi subito a vedere qualche gameplay e a commentarlo. Ok, prima partita contro Sciamano. Sciamano ovviamente sta dominando un po' il meta con la sua versione elementale. Mulligan abbastanza buono perché abbiamo trovato Cavernologa e va abbastanza bene. Non sappiamo se tenere il novizio, ma visto che ci sovraccarica preferisco toglierlo e vedere se peschiamo qualcosa di meglio. Abbiamo trovato fioritura, probabilmente visto che lui è molto aggro, noi non abbiamo un turno 2, decidiamo di fare fioritura e quindi cavernologa e di pescare due cercando, sperando di trovare un drop a 2, un drop a 3 che troviamo, ma ovviamente ci serve una sinergia magia in questo turno e in questo turno non ce l'abbiamo. Fortunatamente lui non ha drop a 1 da mettere e ci semplifica la vita. Turno 2, elementale, coin e elementale 2-5 e fortunatamente non attiva il grido di battaglia e possiamo pensare a cosa fare in questo turno 3. Turno 3 cosa c'è? La possibilità ovviamente di sparare la spell, non faccia perché non si può, quindi ovviamente se da sparare sul 2-5 e poi tradarlo col 2-3, oppure sviluppare un po' di board e giocarci, se così vogliamo dire, il grido di battaglia del nostro minion a 3 mana. Ovviamente la scelta non è semplice. Perché Elemental Shaman è un mazzo molto competitivo che riesce a sviluppare molta board anche consistente nei primi turni e quindi il fatto di avere dei furti vitali in mano è sicuramente un'ottima cosa per dopo. Infatti decidiamo di tenerceli e di giocare il Minion 3-4 in modo da incentivarlo a giocare Minion anche lui. Fortunatamente di nuovo non ha elementali, ma pesca due carte anche lui con la cavernologa. Si mette trada ovviamente il nostro 2-2 con l'elementale 2-5, permettendoci poi una facile scelta nel trade, perché in questo caso abbiamo trovato un'altra fioritura fulminea.
che ci permette di fare un board clear con col minion, con il nostro mostro a 6 mana, col minion a 6 mana. In questo caso cominciamo già a mettere pressione perché abbiamo un 3-4 difficile da togliere, e un 6-5 ancora più difficile. E in questo caso riusciamo anche a smorcare qualche danno faccia e a mettergli, appunto un po' di pressione. Lui ha poche giocate probabilmente, è Minion Count Out è l'unica soluzione. Noi qua possiamo pensare di fare un impeto, però come detto prima non ci sono ancora stati fatti danni e vogliamo tenerli per leforarci un po' la vita, quindi giochiamo la bacchettaia che ci trova proprio la spell che ci svolta il turno andando a fare un trade pulito e a smorcare 6 danni faccia. In questo modo abbiamo una board abbastanza solida. Lui ha 19 e senza nessun minion, si mette a giocare il guardiano, che ci crea qualche problema ovviamente, perché ci ha tolto il nostro 6-5, che però in compenso 2 turni prima ci ha permesso di corrompere il nostro medico e fargli 4 danni, 2 con la bacchettaia e smorcarne altre 3 di nuovo faccia. Questo 3-4 giocato al turno 4 è stato un'ottima mossa. Lui gioca elementale con Assalto Furia del Vento, non crea diciamo troppi problemi. Questo portale non ce l'aspettavamo e va a trovare anche un minion con scudo divino e veleno e questo sì che ne crea perché ovviamente ci impedisce qualche giocata, è un pochino più safe. Noi andiamo a giocare la spell e a fare Hero Power in modo da sbloccare il prossimo turno l'elementale a 5 mana, che sicuramente lui traderà il nostro 3-4, giocherà probabilmente qualche minion e l'elementale a 5 mana è una manna dal cielo. Infatti gioca Custode, pesca l'arma, sperando che il più 1 più 1 vada sul minion con veleno. Tanto lui continua a scendere e adesso è a 10. Purtroppo più uno più uno va all'elementale, niente problema, abbiamo il minion, facciamo di nuovo un board clear e abbiamo in campo un 5-6 che diventa un 6-6 col totem che dà di nuovo non pochi problemi. Purtroppo non abbiamo nessuna spell che fa danno faccia in questo momento e lui tra l'altro gioca Alakir, che ovviamente viene buffato dall'arma, ma non crea così tanti problemi perché appunto il nostro minion è abbastanza grande e ha bisogno di 2 attacchi. Noi abbiamo pescato finalmente una spell che ci può dare una mano andando face, ma dobbiamo corromperla in ottica come si dice, che il game possa proseguire. Infatti facciamo un turno abbastanza vuoto, ma che non ci comporta troppi problemi, perché abbiamo comunque, siamo full vita, abbiamo un'ottima board clear se vogliamo con un'ondata di marea, abbiamo altre 2 furti vitali in mano, diciamo non abbiamo paura se ci fa un turno come quello che sta facendo, giocando un sacco di elementali, andando a eliminarci il nostro totem, no, il totem lo lascia, smorca faccia. Noi qua in teoria con l'ondata di marea faremo board clear senza problemi, ce lo fulliamo con le 3 di vita non fondamentali al momento. Lui ovviamente si era giocato il tutto per tutto con i due elementali e l'altro che ha trovato. Purtroppo ha un'istruttrice porfiammante che può creare qualche problema, ma anche noi il turno dopo non abbiamo paura di giocarla e
Sicuramente istruttrice col fiammante giocata al turno 10 è una carta che può cambiare la partita perché possiamo giocare delle belle spell. Lo sciamano ne gioca molte anche a basso costo di mana, che va magari a sovraccaricare il turno dopo. Lui trova delle magie che non ci creano troppi problemi perché fa questi 9 danni face, ma noi non abbiamo problemi. Lui ha fatto. Sperava che Furia del Vento andasse. Che il più uno andasse a Istruttrice col Fiammante con Furia del Vento, ma noi tradiamo sperando che lui abbia qualcosa in mano. Non ha niente, e il nostro Marlock, diciamo, va a vuoto. E il turno dopo, ovviamente, se non peschiamo di nuovo qualcosa di. Che magari può andare faccia, giocheremo sicuramente istruttrice col fiammante. Qua lui tira il bersaglio, ovviamente ci fa fuori il Marlock, ma anche lui è senza risorse. Noi questo turno praticamente ci svolta il match. Perché riusciamo a trovare due lupi spirituali con cui riusciamo a mettere board e mettere pressione. E ricordiamo che bastano pochi danni. Riflesso totemico lo prendiamo perché di nuovo ci mette board, ci permette di smorcare faccia, 2 danni che non sono male. Studi sui primordi, anche questa la prendiamo perché era la spell migliore tra quelle proposte. Ovviamente l'elementale ci permette di trovare qualcos'altro. Guida è di nuovo un'ottima magia. Qua senza troppi problemi andiamo face, chiudiamo il turno, praticamente il turno dopo se non riesce a pulire la board, abbiamo la vittoria in tasca. Comunque uno sciamano che non è riuscito a mettere così pressione, probabilmente dato anche da un suo mulligan non troppo buona, qui riesce a fare un buon trade, riesce a toglierci qualche pezzo dalla board, evitando il lethal. Pensa di averlo evitato, ovviamente, non sa che comunque noi abbiamo tiro al bersaglio in mano, tra l'altro peschiamo addirittura studente dirigente che ci permette di rimbalzarci in mano tiro al bersaglio e il game è vinto, signori. Tra l'altro, per farvi vedere la potenzialità, qui andiamo a discoverare anche una furia del vento, per far vedere all'oppo che non eravamo senza risorse. Bene, prossimo game. Paladino, allora da quando hanno fatto i nerf a Paladino non si sono più visti in ladder, ovviamente ne ha risentito un sacco dei nerf che sono stati fatti, e l'unico Paladino che possiamo ancora trovare è ovviamente l'Ibram. Il nostro Mulligan fa abbastanza cagare. Il minion 1 mana non mi piace tenerlo, non mi piace andare in sovraccarico i primi turni sperando di trovare una bacchettaia, e così è. Abbiamo anche già in mano il Marlock che ci può dare una mano nel caso riuscissimo a fare un trade magari su una Dama Liadrin, e in quel caso potremmo direttamente svoltare il game. Coin arma, ovviamente qua dovremmo giocare attorno alla spell al segreto che ci countera le spell. Fiamma perpetua potrebbe essere appunto un ottimo sacrificio. E noi ovviamente stiamo pensando al prossimo turno, perché noi abbiamo un turno 3 di nuovo un po' bloccato, che se lui non gioca niente, scusate, se lui non gioca niente,
noi l'impeto di marea non ci conviene tirarlo. Il minion a tre mana di nuovo non sappiamo se tirarlo. Probabilmente la cosa migliore da fare è fare un semplice trade e hero power e passare il turno. Tra l'altro riusciamo a beccare anche il totem che ci buffa il nostro minion e non fa mai male. Lui, immaginiamo al turno 3 vada col minion 3-4 che gli fa pescare, ed esattamente così, e ci dà un po' fastidio perché ovviamente non possiamo fare trade. L'unica cosa che potremmo fare è la spell a 3, ma dobbiamo giocare attorno al segreto. Quindi, sperando appunto che sia un Oh My Yogg, andiamo a tirare la spell. Così, fortunatamente, riusciamo anche a trovare un'ottima carta, che ad esempio che è appunto il rospo che ci viene in mano, e abbiamo comunque un servitore solido come Mukla, non troppo buono forse contro Paladino, perché ovviamente le due banane con gli Adrin gli possono poi tornare in mano ed essere utili, però ovviamente riusciamo a mettere un po' di sostanza in campo. Noi adesso con 5 mana possiamo pensare di fare fioritura e Marlock. Fare un trade sul 2-4 con il nostro 4-1 non sarebbe male, ma preferiamo utilizzare, diciamo, la sinergia che abbiamo con il nostro 3-4, e ovviamente qui l'unica spell utile può essere impeto mareale. Che ci refulla un po' di vita. La rana, tra l'altro, va in sinergia con le magie natura, e ovviamente il nostro deck è basato su tutte magie natura, quindi si prende anche il più 2 di difesa, consentendoci di andare avanti nel game senza perdere minion. Qua lui gioca il 3-6 che noi potremmo anche decidere di tradare. Come pensiamo di farlo? Ovviamente giocheremo il 6 mana, il minion a 6 mana, tradiamo il 2-2, facciamo 3 danni al 3-6 e poi lo eliminiamo col 3-4. E infatti così è. L'unica cosa è sono troppo picio per aspettare e pensare. Il segreto, convinto che fosse che spawnasse il minion 3-4, invece era il buff più 3 più 2, e noi abbiamo buttato via il nostro minion e gli abbiamo regalato praticamente una giocata al turno 6. Io qua penso di stare bestemmiando tra me e me perché sono un coglione. Penso se fare le due fioriture e utilizzare la spella 3 per eliminare il 6-2, decido che forse non ne vale la pena, che tanto abbiamo la nostra rana 2-1 che ci può consentire, diciamo, di passare il turno. Lui qua si prende in mano due minion che ci ostacolano il nostro Marlock. La spell più 1 gli permette di restare in vita il suo minion, e il nostro turno non è dei migliori, perché quello che vorremmo è una piccola AoE che ci permette di tradare il 10-1 e ridurre le difese del 7-6 in modo da tradare col 5-1, ma non ne abbiamo proprio, non riusciamo neanche a pescarle, a averle in mano. Quindi le uniche cose che ci rimangono da fare è tradare il 7-6 e spell sul 10-1. Ovviamente qui volevo giocare il Marlock, ma mi sono accorto che lui ne ha pescati due
con l'impulso magico del 10-1 e quindi opto per la giocata detta poc'anzi. Ovviamente comunque noi continuiamo a smorcare danni face, che non è male, lo portiamo a 11 di vita, gli mettiamo comunque un lethal in campo perché ovviamente se lui non trada nulla, noi riusciamo a vincere. Fortunatamente lui riesce a trovare un minion con assalto, altrimenti avevamo vinto. Speriamo di trovare una AoE. Non è così, speriamo di pescarla con la cavernologa. Cavernologa non ce la dà, ma ci dà l'elementale, che è proprio quello che fa al caso nostro. Due danni a tutti, e riusciamo a smorcare Face di nuovo. Ovviamente la furia del vento dà fastidio. Pensando di ridurlo a fin di vita, noi non l'abbiamo tradato, lui recupera 8 e poi riesce a giocare anche il taunt con scudo divino e fa due ottimi trade andando a romperci da un po' con le palle. Qua è il turno quasi obbligato nel giocare bacchettaia e sperare in qualche metamorfosi o un qualche devolving per togliergli il 9-9. Troviamo solo uno studio sui primordi, abbastanza inutile, ma che è la miglior giocata al momento. Qua la giocata è l'unico pick è Thanos, che ci permette di pescare un po' dal mazzo. E poi l'unica cosa da fare è aspettare e temporeggiare per riuscire a togliergli quello scudo divino con appunto qualche minion piccolo che abbiamo appena messo in campo. Qui lui ha un'altra ottima giocata, un altro minion molto grosso con scudo divino e in più anche il Libra del Giudizio che gli permette di nuovo di recuperare un bel po' di vita portando di nuovo a 16. Noi adesso però abbiamo 10 mana, abbiamo un sacco di danni magici da potergli fare e tramite le varie sinergie e anche tramite fioritura riusciamo a rigiocare più volte le varie spell che abbiamo. Qua decidiamo ovviamente di eliminare il suo scudo divino. La giocata qui adesso si basa semplicemente sul tradiamo face, cioè andiamo face con la spell oppure gliela spariamo al minion. Io qui ho optato per continuare a fare danni face, a mettergli pressione anche perché spawnavamo un altro minion e lui il turno dopo sarebbe stato obbligato a tradare il nostro Brukan. Per eliminare la minaccia dei più 3 danni magici che gli stava mettendo. Purtroppo il turno dopo abbiamo un 4 di sovraccarico, quindi sono poche le giocate che possiamo andare a fare. Lui qua ovviamente è riuscito a giocare Dama Liadrim prima che riuscissimo a mangiargliela con il nostro Marlock e riesce a svoltargli un po' il match perché ovviamente il nostro Impeto Mareale che avevamo in mano e speravamo di riuscire a tradare il suo 10-5, che ormai è diventato 10-5, ormai è impossibile. Lui comincia a crescere, a buffare un po' i suoi minion. E noi cominciamo a bestemmiare un po' perché abbiamo poche giocate disponibili. Le uniche ovviamente sono Minion a 1 mana e Impeto Mareale più Hero Power.
Infatti, eliminiamo il taunt, hero power. Fortunatamente troviamo anche il totem con taunt che ci permette di passare un turno più o meno buono. Qui stiamo pensando al turno dopo quanti cristalli di mana possiamo avere. In questo modo ne abbiamo sovraccaricato solo uno, quindi ne avremo 9. Possiamo fare ovviamente Marlock da 7, fioritura e spell corrotta, andiamo a 11. Tra l'altro qui lui gioca farfuglietto, quindi riesce anche a riempire un po' la board, a dare da Divine Shield e a fare dei buoni trade con i minion che ha in campo e a mettere un po' di pressione. Tra l'altro riesce anche a giocare la spada che ovviamente dovesse poi discoverare qualche tipo di segreto ci può dar fastidio. Qua la giocata ovviamente è tra dare prima e poi fioritura e tiro al bersaglio. Tiro al bersaglio che dobbiamo per forza farlo su Dama Liadrim perché non potevamo lasciare in campo due minion così grossi e quindi la scelta ovviamente è ricaduta su di lei. Noi comunque dopo, nel caso lui riuscisse a sviluppare di nuovo un po' di board, abbiamo Frana, avendo comunque due mana corrotti, riusciamo a giocarla abbastanza bene, sperando che quei segreti non siano Omayog. Qua lui ovviamente da tutte le spell che ha giocato riesce a rimettersele e a pompare un po' i minion, cosa che ovviamente ci dà fastidio. Noi non possiamo ancora giocare il Sarage, anche perché comunque ci darebbe semplicemente una spell e quindi non abbiamo comunque lethal. Peschiamo Medico del Circo, che però non vale la pena giocare perché non è corrotto. Quindi aspettiamo un turno perché giocarlo non ci serve niente. Rigenerare vita siamo full. Se lo giochiamo, lui ce lo trada tranquillamente con la recluta 4-4 che gli rimane tra l'altro in vita, quindi risulta davvero inutile come giocata. Quindi decidiamo di aspettare. Qui lui trova un'ottima spell e riesce ad avere la board piena. Noi comunque abbiamo sempre quella frana in mano che dobbiamo riuscire in qualche modo a sovraccaricare. E in questo modo istruttrice fuorfiammante ci ha svoltato il game perché ovviamente ci permette di trovare le magie che più ci piacciono. Qua riusciamo a sovraccaricare e a eliminare qualche minion fastidioso. Ovviamente ci fermiamo, qua prendiamo la spell che ci dà meno fastidio, ma spendiamo meno mana, prendiamo la dama perché vogliamo provare a pescare la supreme e a pescare spell. Qui Maleficio è ottima perché gli counteriamo tutti i Libran che ha messo. E altra spell ottima è Rivoluzione perché riusciamo a counterare ancora anche la mano d'argento 4-4. E qui poi troviamo Guida che ovviamente il prossimo turno ci può sicuramente essere d'aiuto. Qui purtroppo per noi lui trova un altro Riban della Saggezza che lo porta di nuovo a 16 di vita e col minion 8-8 in campo che dà davvero fastidio. Frana però ci permette di pulire la board, fare qualche danno anche al minion 8-8. Pensiamo se giocare anche il più uno danni magici che non è male.
Prima però vogliamo discoverare e vedere cosa riusciamo a trovare. Qui non ci importa di sovraccaricare, va benissimo, perché tanto il turno dopo probabilmente giocheremo il medico. Siamo riusciti a portare a 4 di vita il suo taunt, quindi riusciamo a tradare il turno dopo con il nostro 4-1. Sfortunatamente per noi trova un libro della saggezza che lo salva da questo ottimo trade che potevamo avere. Ovviamente però abbiamo più 1 danno magico e quindi ci facciamo pochi pochi problemi. Riusciamo a smorcare anche Face. Qui riusciamo a pescare, facciamo hero power. Non siamo andati col medico perché volevamo andare un pochino più safe e vedere che cosa avevamo in mano il prossimo turno, perché ovviamente lui era ancora 12 e non riuscivamo comunque ad avere l'ital, quindi ho preferito inserire un pochino di board, tanto lui in mano non ha più niente se non appunto continui Libram che spamma sui minion, sulle reclute che mette in campo, e ovviamente non ci danno fastidio. Lui non ha, diciamo, più giocate. Lui ha già giocato tutti i vari minion grossi. Probabilmente l'unica cosa che può avere ancora è Alexstrasza nel mazzo, ma non ci dà sicuramente fastidio. Qui Guida di nuovo è un'ottima carta. Andiamo di nuovo a discoverare. Studi sui primordi ci va bene, non vogliamo sovraccaricare. Elementale è ottimo. Preferiamo ancora sviluppare board. Qua troviamo di nuovo guida. E in questo caso, avendo sviluppato un po' di board, decido di prendere tutte e due le spell, in quanto anche la spell A4 giocata il turno dopo, nel caso lui contestasse un pochino, riuscivamo comunque a vincere. Ovviamente qua lui non ha più speranza perché noi abbiamo troppi danni in mano, troppi danni in campo e la partita è chiusa. Peschiamo tra l'altro il studente dirigente, giusto per fargli vedere che abbiamo comunque qualche danno in mano, non era un caso fortuito, e chiudiamo anche questa partita. Bene, spero che il mazzo vi sia piaciuto, perché come avete visto è un mazzo che riesce sempre ad essere fresco, riuscite sempre ad avere in mano spell e minion nuovi, discoverati dalle varie magie, dai vari minion che avete nel mazzo. Riuscite a counterare abbastanza bene sia mazzi aggro che midrange, e in endgame con Isharaj e le spell corrotte, magari anche discoverate, corrotte, riuscite a chiudere. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate e noi ci vediamo al prossimo mazzo.